arrivare fin qui. Con questa pioggia sembra quasi che qualcuno abbia tolto il tappo a una vasca gigantesca. Ci sono dubbi sul fatto che il campo possa rimanere praticabile per tutto lo svolgimento della partita. Nel frattempo vi diamo un caloroso benvenuto, sperando naturalmente che ci siano le condizioni per giocare come si deve. Anche perché, Luca, noi siamo qui per commentare calcio, non pallanuoto. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Rispetto e attenzione, suoneranno ora le note dell'inno inglese. Ottima esecuzione ed ecco che arriva la replica. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Tutti concentrati e la partita ha inizio. De Rossi. Bardi. E passa. Non riesce a mantenere il possesso. Rugani, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. È davvero una bella serie di passaggi questa. Attenzione, si libera la grande. Palla intercettata. Dyer. Sterling. Questo errore potrebbe essergli fatale. Se ne va. Spazza via senza fronzoli. Ecco Vardy. Sterling. Ottimo il fraseggio. Lungo passaggio in avanti. Colpo. Bella parata! Salvati dal palo! Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Palo, veramente sfortunato. Non è entrata per una questione di centimetri. Alessio Romagnoli. Emerson. Chiesa. Vediamo se può capitalizzare. La gioca in profondità. Oxlade-Chamberlain. Jordan Henderson. Gomez. Oxlade-Chamberlain. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano un'azione veloce e passa. Immobile. Calcio di punizione per l'Italia. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Calcerà forte o proverà la giocata di fino?
un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Jordan Henderson. Gomez. Oxlade-Chamberlain. Sterling. Jorginho. Di forza. Vardy. C'è tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Jorginho. De Rossi. Caligiuri sul pallone. Di Lorenzo. Pericolo. Maguire. Jordan Henderson. Sterling. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Oxlade-Chamberlain. Jordan Henderson. Ottimo passaggio, deve tirare. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Non può sbagliare. Qui cercherà il tiro. Chiesa. Caligiuri sul pallone. Preferisce il retropassaggio. La gioca sulla destra. Ha la possibilità di andare verso la porta. L'Inghilterra sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Jordan Henderson. L'Italia cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Subentra De Rossi. Allarga il gioco a destra. Si libera la grande. Caligiuri verso il centro. È attento e allontana senza problemi. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. Va al tiro! Ottima pressione la sua, palla recuperata. Tenta! Si esprime in un buon intervento! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Chilwell ha fatto buona guardia. Oxlade-Chamberlain. Sterling. Occasione per Vardy. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Ci prova! Oxlade ha calciato forte e sbaglia al momento della conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Di Lorenzo.
Buona l'opportunità con questo corner. Respinta della difesa. Sulla destra. Palla filtrante per De Rossi. Prova la colpa. Il portiere dice di no. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Jorginho! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Maguire. Nessun gol finora. Chilwell vince il duello fisico e fa su il pallone. Prova a giocarla in profondità. E passa. Immobile. Occhio al tiro. Jordan Henderson. Arnold. Jordan Henderson. Dyer. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Se ne va. Cross verso il centro. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Occasione. Ottimo intervento! La mette in avanti. Scatta verso il pallone. Chiesa! E passa! Palla dentro di Chiesa! Attenti al tiro! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Slade Chamberlain. Arnold. Jordan Henderson. Apertura di gioco sul fronte opposto. Oxlade Chamberlain. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Arriva nella tre quarti avversaria. Attenzione, grande chance. Oxlade Chamberlain. Vardy. È libero di creare pericolo. Bel pallone. Sterling. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Immobile. Oxlade Chamberlain. Chilwell. Jordan Henderson. Jorginho. Ecco Vardy. Ecco un'occasione di contropiede. Si libera alla grande. Tocco preciso.
può tentare la conclusione. Rigani. Caligiuri. Oxlade Chamberlain, di forza. Jordan Henderson. Chilwell. Chilwell sul pallone. Scatta verso il pallone. Fa sportellate con il suo marcatore. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Sulla sinistra. Dà un'occhiata verso l'area. Il portiere la spedisce su. Prova a verticalizzare. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. No, peccato, palla che esce da campo. Dyer. Chilwell. Gomez. Cambio di fronte. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Chilwell sul pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. De Rossi. Di Lorenzo. Caligiuri. Oxlade Chamberlain riconquista la palla. Jordan Henderson. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Maguire. Arnold. Jordan Henderson. Allarga il gioco. Può cercare il taglio in mezzo. Palla in avanti verso il compagno. Qui può partire il contropiede. Uscita di un soffio sulla destra. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Jordan Henderson. Arnold. Punteggio di 0-0, ma partita tutt'altro che noiosa, devo dire. Entrambe le squadre si sono spesso proposte in avanti. Chiesa. Sterling. Ecco Vardy. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere. Pronto al tiro! Che grande parata! Ha fatto tutto alla perfezione. Il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Jordan Henderson. A sinistra con il passaggio. Chiesa. Allarga il gioco sulle fasce. Ultimi 5 minuti prima della pausa. Il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Maguire. Mostrano un buon controllo del gioco.
Dyer. Oxlade-Chamberlain. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scodella in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Decide di sfruttare la fascia. Intervento rischioso. Ecco il cross. L'Inghilterra prende subito il possesso della sfera. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Rugani. Caligiuri sul pallone. Sterling. Vardy. Arnold. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ancora dentro. E sarà tiro dalla bandierina. Arnold sceglie tocco corto. La mette in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Provano a partire in velocità. Se ne va. Immobile. E il portiere la fa sua. Maguire. Arnold. Jorginho. Ecco Immobile. E trova bene il compagno. Cerca l'uomo là davanti. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Hanno studiato bene gli avversari. Continuavano ad attaccare gli spazi dalla destra, dove la difesa era più debole. Vedremo se il secondo tempo sarà una continuazione del primo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Chiesa. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. Di Lorenzo. Caligiuri. Di Lorenzo. Opportunità di ripartire. Riceve la palla e passa. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Così senza varchi non avevano alternative. Jordan Henderson. Vardy può colpire. Alessio Romagnoli. Occasione per il contropiede. Gomez recupera palla. Pallone lungo in verticale. Oxlade-Chamberlain, prova a prolungare. Jorginho. Chiesa. Dyer. Chilwell. Jorginho. Vardy. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Di Lorenzo. Di forza. Caligiuri.
Ecco Immobile. Dyer ha capito tutto. Chiesa. Gioca una palla lunga. Vardy. Arnold. Jordan Henderson. Alla peggio nello scontro di forza. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Dyer. Arnold. Arnold commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Alessio Romagnoli. Jorginho. Chiesa. Arnold. Riceve in ottima posizione. Cross verso il centro dell'area. Jorginho. Jorginho riconquista la palla. Oxlade Chamberlain. De Rossi. Siamo ben oltre la metà della partita, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. L'appoggio sulla fascia. Chiesa. Occhio, e il portiere si mette una pezza. Salva la sua porta. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Caligiuri decide di battere corto. La gioca all'indietro. Chiesa. De Rossi riceve il passaggio. Sterling. Ecco un'occasione di contropiede. Ci prova di nuovo. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Guai. Oxlade Chamberlain. Sterling può provare. Parata di Donnarumma. Sterling. La gioca a sinistra. Chiesa. Emerson. Jorginho. Prova Sterling. Jordan Henderson. Lotta ma perde l'equilibrio. Jorginho è l'autore del fallo. Jordan Henderson. Arnold. Entrambe le squadre ci hanno provato ripetutamente in questa partita, il gol però non è ancora arrivato. Nonostante il risultato... Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara.
Oxlade-Chamberlain verticalizza. Passaggio intercettato. De Rossi. Prova a metterci piede. La gioca in profondità. Qui può partire il contropiede. C'è la palla lunga in avanti. Sterling. Li salta come Pirilli. C'è Jordan Henderson. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Emerson. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Di Lorenzo. Recuperano il possesso del pallone. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Ecco il tiro! Oxlade-Chamberlain. Shaw. Gomez. Scodella in avanti. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Kane. Prova Sterling. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Chiesa. Sterling. Di Lorenzo. Giuri sul pallone e trova il compagno. Può crossare in aria. Jorginho. Chiesa. Allontana il pallone. Hanno già riconquistato palla. Shaw. Il portiere la calcia lontano. Shaw. Scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Riesce ad intercettare. L'Inghilterra ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. De Rossi. Chiesa. De Rossi. Può segnare da lì. Immobile! E c'è la rete! La palla a questo punto può essere davvero un episodio decisivo. Nonostante la pressione della difesa, non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica.
quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Oxlade-Chamberlain. Manca un quarto d'ora alla fine. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Jordan Henderson. Maguire. Palla a Walker. Jordan Henderson. Jorginho. Lungo passaggio in avanti. Libera tempestivamente. Chiesa. De Rossi. Riceve in aria. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Allontana il pericolo. Ecco il filtrante per Immobile. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Se ne va. Sulla fascia, è libero. La mette in mezzo. Tenta la parata di Donnarumma. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Show. Chamberlain, tocco morbido. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. Trova il compagno in buona posizione. Occhio al traversone. Bell'intervento del portiere. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cercano un'azione veloce. C'è la palla lunga, in avanti. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Prova la giocata di misura. Possibilità di tiro. Un intervento impeccabile. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Riceve un pallone interessante, la prende piena. Un'occasione davvero sprecata. La rete subita ha veramente dato loro la scossa. Continuando a creare occasioni simili possono arrivare al gol. Chiesa cerca la fondo sulla sinistra. Calci di punizione per l'Italia. Jorginho, bel gesto tecnico. Cross di Jorginho, c'è il retropassaggio. Tiro, va su rimbalzo, spazza il più lontano possibile. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato, con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Due sostituzioni, rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Scatta verso il pallone. Spazza via senza penzoli.
difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. L'Italia aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Riceve il passaggio. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Caligiuri, De Rossi. Sterling! Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Jorginho, di forza. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Immobile, ha già segnato in questa partita. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Gomez. Shaw. E perde il duello fisico con l'avversario. Jorginho. Da lì può concludere, attenzione al tiro. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Loftus-Cheek. Walker. E Sharawi. La lavagna luminosa indica 2 minuti di recupero. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Gomez. Guai. Loftus-Cheek. Ed ecco il pallone che arriva a Walker. Milner. Apertura ben calibrata. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine di una gara. Ce l'hanno fatta. Una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Il segreto è stato tenere la linea difensiva sempre molto alta. L'hanno fatto alla perfezione, bloccando sul nascere tutte le azioni degli avversari. Poi sono stati bravi.